Solo noi due, a due passi dal mare, quando è finita una lunga giornata. Sei più bella di come ti avevo sognato. Perché sei venuto? Anche tu superstiziosa? No, ma avrei preferito che tu mi vedessi in chiesa. Perché? Credi che adesso non ci sposeremo più? E sta scontento di quello che ha detto papà? Sì. Sei felice? Io tanto. A proposito, stai da che lato dorme Gianni? Ma perché ha dormito qualche volta con me? Fino adesso ha dormito da solo e in una branda. Beh, allora dormirà di qua. Ha stabilito lei. Ma non farla su. Fatti gli affari tuoi, non interferire nella loro vita coniugale, non interferire. Ma io non interferisco, io vigilo con occhio materno. È arrivata la vigilanza notturna, è arrivata. Vieni, che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che stiamo insieme e parliamo di noi. Poi sarà quel che sarà. Innamoriamo di quelle ragazze che sono come noi, che sanno ballare lo shake, noi madre, che sanno ballare lo shake, che sanno ballare lo shake. Tutta un tratto così, boom, è scoppiata la bomba. Ci sono stati dei feriti. Quali feriti? Quella bomba lì che è scoppiata. No, ma io ho detto bomba non per dire bomba, ho detto bomba così, in senso lato. Sinistri o destri? Che cosa? Il lato dove è scoppiata la bomba. Vuole concedermi l'onore del primo ballo, signorina? L'onore lo concede solo al mio fidanzato. Su, 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 come mi permette di rifiutare l'invito del signor colonnello? Ma sapete che cos'è? Quando uno cambia grado, allora è difficile abituarsi. Non è vero, sergente Scannapieco? Maresciallo, signor tenente, maresciallo! Scannapieco, voi senza che va arrabbiato. A voi vi possono fare pure il re. Per me restate sempre il sergente Scannapieco. Sergente, sergente. Pronto, albergo Regina? Vorrei parlare con la signora Traimonti. Come? È la mamma, dottore, è la mamma, porta il suo stesso nome. Ah, io sì. Credevo che avesse solo il padre. Sì, sì, che si è risposato. Ah, sì. Vabbè. Pronto. Parlaci tu al telefono che non riesco a farmi capire. Pronto. Parlaci, ma cosa fa? Pronto, con chi parlo? Se non avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine. Questo devi sapere da queste mie parole.